Let's go! Bentornati ovetti su Mario e Luigi, viaggio al centro di Bowser più le avventure di Bowser Jr. Nello scorso episodio abbiamo recuperato tutte e tre le chiavi necessarie per andare avanti, anche perché in realtà dovete prendere solamente quella blu? Vabbè. E in questo episodio andremo avanti nel castello di Peach, quindi io vi invito come al solito a lasciare un mi piace / un non mi piace, a rispondere alla domanda del giorno e ovviamente ad iscrivervi al canale, anche se a quanto pare non avrà più senso questa cosa perché articolo 13, ma ci penseremo poi. Allora, abbiamo ottenuto un nuovo oggetto che voglio subito controllare. È un anello fortunato, se ho visto bene si chiama. Eccolo qua, anello fortuna. Aumenta considerevolmente la potenza dei colpi critici e fortunati. Tuttavia è inutile perché non abbiamo corna abbastanza grosse. Va bene che sono comunque abbastanza grosse, ma non abbastanza per avere tanti colpi fortunati, quindi non conviene. Allora, eccoci qua. Dobbiamo proseguire, ovviamente, e... Oh là là, vedo una zona da esplorare. E ricordo questo pezzo. Intanto c'è un oggetto qua, grazie. Bisogna, in pratica, in base all'intensità della molla, lasciare, per poi andare nelle parti, tra virgolette, segrete. Va bene così? 4? Ah, ok, 4 arriva qua, quindi deve essere 3 per non andare là. Bracciali grossi. Qua prima c'era un oggetto buono. Vediamo se i bracciali grossi sono... beh, quell'oggetto. Aumentano l'attacco se chi li indossa ha mangiato un pollo. Ok, è lo stesso oggetto che c'era nella versione DS. Aumenta l'attacco del, mi sembra, 15-20%. Sono buoni? Ni. Molto, molto ni. Perché abbiamo già un boost di attacco. Ok, 3 dovrebbe bastare. No, ancora? 2? Davvero? Niente per andare. Ok, va bene così? Oh, ce l'ho fatta. Allora, andando qua, c'è un altro oggetto, un super formaggio. Non ultra necessario, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua dovrebbe andare bene per arrivare... Ok, è 7. Nella versione DS era più difficile... 7, ok. Calibrare lo slancio, quindi è 8, bene. Ma a quanto pare sto iperfailando lo stesso. Va bene così? Ok, perfetto. Allora, qua si va avanti. C'è anche un blocco salvataggio che però io non attiverò. Vi ho detto inoltre che sarei dovuto andare da Lucrezia blocco off camera. Non l'ho fatta come cosa perché non serve, non adesso. La faremo, credo, un attimo che controllo. Più tardi. Allora, vediamo un po' se qua c'è qualche oggetto utile. Se non ricordo male, la risposta è sì. Beh, monete sono sempre abbastanza utili. Ehi, nemici! E comunque sì, non preoccupatevi, non mi sono scordato del fatto che dobbiamo andare a prendere Fido Blocco e a consegnare i Fufi Blocchi. Vabbè, Kamek! Eccoci qua. Adoro la faccia del Kamek che sta guardando la telecamera, non so perché, è molto divertente per me. Allora, iniziamo. Non riuscirò a sconfiggere... tutti quanti insieme, però magari colpi fortunati ci potrebbero dare una mano. Kamek Smash! Cosa interessante, nella versione DS... ok, uno l'ho già sconfitto a quanto pare. Nella versione DS... ok, Bowser non sparava fiammate dalla bocca. Ok? Praticamente evocava del fuoco mistico dalle braccia, dalla mano più che altro, e poi lo lanciava sopra i Kamek. Non so perché hanno modificato questa cosa, ma prima era così. Sai che ti dico? Ancora, Kamek! È l'attacco più forte che abbiamo e, se non ricordo male, adesso dovrebbe essere possibile incontrare più di un robottone per volta. Se è così, abbiamo praticamente fatto. Quindi andiamo. Smash! Fantastic! Inoltre ho curato Bowser prima di andare avanti con dei super formaggi. Ok, allora, vediamo se riesco a mostrare il doppio robottone con l'armatura speciale. Spero tanto di sì, perché è in effetti un evento abbastanza randomico e raro. Eccoci qua, allora... Adesso devo distruggere un marchinghigno oscuro e lasciare l'altro in vita. Ok, allora 3, 2,
1, 0. Ok, così si fa, perfetto. Mentre tu che fai il raggio? Ora, oh, ops, dolore. Vediamo un po' se ci riesco. L'importante è non contrattaccare l'altro robot per troppo tempo e dovreste riuscirci. Allora, è perché se se ne va l'altro, sì. Oh mio Dio. Ok, sì, ho perso apposta, tra virgolette. ricostituente. Sto allungando la battaglia, ripeto, solo per questa cosa, solo per mostrarvi come funziona. Ok, mi curo un po' la difesa meno, perché dovrebbe servire, giusto? Sì, ok. Eccolo qua, perfetto. Ce l'ha fatta, l'ha fatto subito in effetti. È strana come cosa, ripeto. Allora, cosa fai? 3, 2, 1. Ora! E grazie mille, assistente. Assistente Google, intendo. Allora, questa è il marchinghigno O oscuro, versione 2. Nella versione DS, in realtà, era versione 0.5, quindi ha ricevuto un upgrade. Vabbè, la differenza, in sintesi, la vedrete adesso perché voglio mostrarla. Ehi, drop raro. Formaggio magico, eh. Allora, in sintesi... Ecco, oltre a essere più veloce e ad avere, se non sbaglio, meno punti vita, il numero sul suo petto, se non sbaglio, dovrebbe impazzire. Dovrebbe essere così la cosa. Esatto, visto? Impazzisce, in parte. Ho preso un sacco di danno, però era solamente per mostrarvi questa cosa, quindi è tutto quanto calcolato, ovviamente. L'ho fatto apposta. E dovrebbe darvi anche più punti esperienza. Ora le teste se ne andranno via, ma è normalissima come cosa. Pollo con formaggio, experience. Perfetto. E da adesso in poi, nessun altro nemico... Beh, registrato, tra virgolette. Oh, ok, aspetta, qua si va avanti, quindi devo andare dall'altro lato. Dovrebbero esserci altri robottoni qua, altri marchinghigni, giusto? Se vado di qua e poi colpisco... Eccolo qua! Ci manca poco per un bel level up, ma prima altri nemici, ovviamente. Questo posto ne è pieno e sono qua solamente per darvi fastidio e per darvi tanti punti esperienza. Ok, dai, andiamo. Level up per Bowser. Ed eccoci qui al livello 29? Pensavo 27, bene. Oh, abbiamo 400 in attacco. Magari un po' di più? Ovviamente no. No, potrei, però non voglio. Assolutamente no. Difesa? Beh, avere più 4 in difesa. Potevo prendere un più 5? Vabbè, mi sono sbagliato. Nessun problema, spero. Vabbè, si va avanti e basta. Ora, qui, esatto, c'è un bellissimo puzzle. Vediamo se riesco a risolverlo senza problemi. Qua si può fare il saltino? No, ok. Non si poteva fare neanche nella versione DS, tanto per dire. Oh, attenzione. Sì, lo so, c'è un meccanismo per la sfera armata, ma prima voglio prendere questo, il rigeneranello, che forse non è buono. Dovrebbe far recuperare PF e PV. Esatto, però sono pochi, se non sbaglio sono 4 e 7, qualcosa del genere, ogni turno. Che è vero che a lungo andare possono servire e avete praticamente un attacco furia, non fratello, gratis dopo 3 turni. Ma non conviene, ok? Abbiamo fatto? Perfetto, lasciate e andate in fretta che è a tempo. Non troppo in fretta altrimenti cadrete, però... Altrimenti cadrete però, disse lui. Ok, riproviamoci. Ah, è ancora in alto. Mi sa che hanno allora aumentato il tempo di discesa. Quindi non dovreste avere... Allora, io perché continuo a sbattere contro quel coso? So che scende. Infatti sento il rumore che scende. Quindi a quanto pare, se andate troppo avanti qua, cadrete giù. Quindi attenzione. Ok, ce l'ho fatta? Spero di sì. Oh, finalmente. Allora... Prima di andare avanti, qua c'è uno strumento. C'è un pollo con formaggio che non si butta mai. E... Dove siamo? Siamo qua sopra? Quindi era una cosa completamente opzionale. Ti prego, dimmi di no. Ok, no, no, no. È per andare avanti, circa. Allora, qua c'è una bellissima bomba. Ve la ricordate? Sì, io me la ricordo. E se non ricordo male un'altra volta, questa si fa esplodere a 3... Ora.
Ok, no, a quanto pare è a 2, non a 3. Quindi ricarichiamo la bomba, che non è una bobomba, velocizzando un po' perché è lenta a cadere. Ok, allora, fuoco. 4, 3, 2, ora, 1, 0. Ok, è giusto un po' prima di quello che ho fatto. Scendi giù, bomba, dai, non voglio stare qui 300 anni. 4, 3, 2, 1, boom. Ok, allora. Beh, se quasi... Mi sa che si va avanti in entrambe le direzioni. Sì, ok, questo è per un'iperscorciatoia, quindi grazie, ma... No, grazie. Allora, vediamo. Siamo già stati qua sotto, vero? Sì, abbiamo già fatto questa strada e sconfitto questi nemici. Quindi adesso siamo nel punto più bello del gioco. Esatto, ricordate il salta le bombe? Io me lo ricordo e anche molto bene. Allora, dobbiamo saltare le bombe, no? Mi conviene stare attento perché se cadete e perdete contro queste bombe, ricomincerete prima del nastro trasportatore, ok? Ed è una cosa che suppongo voi vogliate evitare. Ok. Allora, siamo già quasi arrivati al punto X, in effetti. E questo è il punto... va bene, dai. Allora, quello che ho detto nell'episodio scorso, mi sembra, vale, a quanto pare, perché le teste di quei marchinghigni oscuri, si chiamano, sì, mi hanno droppato una tuta per Mario e Luigi. Già, si chiama tuta perfetta. In effetti voglio un attimo controllare l'effetto. Oh, mamma mia. Migliora tutte le caratteristiche di chi la indossa. Ci si può aspettare di meglio? Beh, sì. Visto che questa qui ci dà più colpi critici e fortunati. Cos'altro? Vediamo un attimo, Aumenta di poco i buffi, di parecchio la difesa, riduce l'attacco però. Ci devo pensare, perché in effetti è buona. Non è buona per Luigi perché, ah sì, è vero, aumenta tutte quante le statistiche, aumenta di 120 la difesa. Ma vi ricordo, Luigi ha la tuta barriera. Vuol dire che non prende danno. E per 15 punti di attacco in più posso anche evitare di averla. Quindi può essere buona se non usate la tuta macio e la tuta barriera. Perfetto. Detto questo, ho sconfitto tutti e quattro i nemici che erano qua perché si faceva prima, ok? E adesso si va avanti. Non so quanto possa venire lungo questo episodio, però ormai già lo sapete, io ho una lavagna dove scrivo che cosa faccio nell'episodio. E in effetti, in questo episodio è anche programmata una visita, ok, a Lucrezia. Quando ho detto che l'avrei fatto off camera, intendevo dire, voglio mostrarvi la meccanica base e poi, quando fallirò miseramente quel minigioco, ora, bam, perfetto, farò il taglio e lo farò off camera. Mamma mia, ci metterò i secoli a fare quel minigioco. Ancora, quanti nemici ci sono? Aspetta, quanti sono? Oh mio Dio. Vabbè, tanto per variare un po' e non lasciarvi sempre un taglio, adesso facciamo, sono tre, facciamo un paio di battaglie qui, insomma. Allora, abbiamo solo un attacco Kamek? Nessun problema. Allora, anche se avete la possibilità di prendere l'ultimo attacco di Bowser, l'ultimo attacco Furia intendo, non vi conviene prenderlo, o meglio, non vi conviene usarlo. Perché? Perché oltre al fatto che consuma un sacco di punti Furia, non è particolarmente buono. Oddio, è buono, ok? Però funziona solo con un avversario. È come l'attacco Goomba, ok? Ossia, dopo aver sconfitto un avversario passa al prossimo. Però, boh, se fai un pugno, ok, mi lascio colpire? Sì. Perché mi sono fatto colpire? Perché così posso assorbire i nemici e dare 400 punti esperienza a Mario e Luigi. Sì, è una cosa un po' stupida però. Ehi, conviene? No, non conviene affatto. Mario caro, ti va un bel oltremondo? E vediamo se riesco a parlare mentre faccio l'oltremondo. È abbastanza complesso, ma tentar non nuoce. Allora, abbiamo Mario. Mario. Ovviamente dovreste averlo intuito, ma oltre al fatto che... non riesco a parlare. Oh, ho sbagliato, bene. Però si continua, ok? Oltre al fatto che è possibile stordire l'avversario, 1, 2 e 3. Perfetto.
Conta l'attacco di Mario per Mario e conta l'attacco di Luigi per Luigi. Cosa abbastanza ovvia, ma magari qualcuno non se n'era accorto. Ok, abbiamo distrutto il robottone. Ah, che bello. Faccio un level up per caso? Sarebbe l'ideale? Yes, perfetto. Livello 30? Giusto? Sì. Ci mancano due livelli e avremo l'ultimo rango di Bowser. Che delizia. Posso. Ora. Perfetto. Attacco supremo. Va bene, gli altri due nemici però si taglieranno, perché lo dico io. Beccati questo. No, beccati quest'altro. Mamma mia, queste battaglie facoltative. Tipo, allora, per adesso, tanto per dire, siamo a 29 minuti. Non so quanti tagli ho fatto, ma so che vi conviene salvare adesso, ok? Perché dovrei essere arrivato allo slancio, giusto? Esatto. Va bene, nessun problema. Lo slancio non è così complesso da fare. Inoltre, sicuramente non c'è un minigioco da affrontare alla fine di questo slancio. Prima di fare qualunque cosa, però, se non ricordo male, c'è... Beh, niente. Aia, scotta, scotta! Che accoglienza calorosa! Le mie piante piragna falò sono così affettuose! Giocano sempre a palla prigioniera con chi si avvicina! Perché non provi a volare e cercare di tirarle giù a colpi di guscio? Ma non riesco proprio a immaginarmi un pallone spinato come te in volo! Stavolta è successo qualcosa laggiù. Andiamo. E sicuramente non è una cosa tipo minigioco, vero? Vabbè. Allora, dobbiamo lanciarci con questo cannone. Ehi! È sembrato anche a voi che Bowser si sia mosso? Lo dicevo io. Bowser salta in reazione al vostro movimento. Come? Boh. Trascina Mario e Luigi con lo stilo. E poi lasciali andare sollevando lo stilo. E Bowser spiccherà il volo. Più li trascini, più in alto arriverà Bowser. Mario, qui! Fantastico! Bowser vola nella direzione che seguono Mario e Luigi. Allora è possibile guidare Bowser durante il volo. Non ha senso, ma ok. E cominciamo il minigioco! Bisogna andare verso l'alto e... beh, schivare le piante piranha. Perché se le colpite, dolore. Ora, io ci vedo poco, perché non sto guardando il 3DS, però... per una questione di commentary devo fare per forza così. Potete anche colpire le piante piranha, ma non i catenacci, stavo proprio per dirlo. Fortunatamente abbiamo abbastanza monete, quindi dovrei stare a posto. E una volta arrivato in cima... aia, ancora catenaccio. Una volta arrivato in cima, dicevo... dai. Arriva in cima, Bowser. Ok, ho evitato il catenaccio. E... per favore, arriva in cima. Aia, l'altro catenaccio. Vabbè, ormai avete visto la pattern, sapete dove sono le piante piranha e i catenacci. Ok. Adesso dovete colpire le piante piranha senza essere colpiti a vostra... ok. Vai, tira. Ok. Non riesco a prendere... ok, adesso ce la faccio. Vai su. Perfetto. Ora schiviamo un attimo. Dovete colpire entrambe le piante, eh. Non è che cambia qualcosa, però... aia. Non voglio perdere troppi dindi. Ok. Meglio cambiare direzione. Dai! Allora, nella versione DS era 100 volte più facile il minigioco, eh. Bastava stare in un angolo e continuare a colpire la pianta. Beh,
come sto facendo io adesso in pratica. Va bene, la pianta è rossa. Perfetto. Cioè la pianta sì è rossa, ma non in quel senso. La pianta diventerà più rossa in base al danno che le fate. Però mi sa che adesso devo cambiare un po' direzione. Ok. Oh, dannazione, quanto odio questo minigioco. È scomodissimo nella versione 3DS, eh. Sono io quello che fa fuoco e fiamme in questo regno. Beh, ho vinto. L'importante è quello. E sapete quante altre volte dovrete fare questo minigioco? Mi sembra solo un'altra volta. E poi basta. Comunque, eccoci qua. Ricordate questa stanza? Io me la ricordo. Infatti, andando qua e liberando il passaggio... Eccoci qua. Ricordate la zona? Ora, da qui è possibile tornare indietro, ma non conviene che lo fate. Perché? Perché ve lo dico io, vi conviene fare l'altra strada, ossia andare giusto giusto un po' più avanti. Perché ve lo dico io, ripeto. Vediamo, dovrebbe esserci, esatto, guscio schianto! Una camera da letto, dove c'è questo? Perfetto, allora, dico subito, andando avanti oltre questo, questa zona, insomma... dovrebbe esserci un boss. Noi però non affronteremo il boss oggi. Allora, Fufi blocco lo andremo a prendere più tardi. Adesso voglio andare da... Ve l'ho già detto più... Beh, ve l'ho detto più volte. Non mi colpire. Voglio andare da Lucrezia blocco. Per farlo devo uscire. Per uscire devo... Non mi ricordo. Quindi ci vediamo da Lucrezia blocco. Mi sembra di dover andare di qua... E sto un attimo seguendo la strada perché magari qualcuno di voi vuole uscire e non sa come... Beh, come uscire. Da qua, giusto? Ok, ci vediamo da Lucrezia. Merci. Oh, bentornato. Sei qua per farmi un po' di massaggi. Sono curiosa di scoprire per quanto riuscirai a tenere duro. Continua il tuo attacco fino allo stremo delle tue forze. Mostrami il tuo limite. Oh, oh, oh. Comincia quando vuoi. Allora, abbiamo completato Goomba, ma dobbiamo ancora fare Koopa, Bobomba e Kamek. Allora, mi sembra inutile dirvi la meccanica. Praticamente, iniziate, respingete il guscio di Koopa, spostate le Bobombe, oppure... tracciate i Kamek e questa è la storia. Potete mancare solo tre gusci in questo caso. Io adesso penso di fare un tentativo on camera. Dovessi failare ovviamente ci sarà un taglio. Non ho neanche visto a quanto ammonta l'oro, ma devo comunque tenere duro. Ok, ho già perso un Koopa, bene. Perché voglio il rango oro. Ho perso due Koopa, bene. Oh, ho preso il rango bronzo. Beh, niente male. Ah! Ok, non ci vedo. Ho il dito davanti ai gusci. Ok, ho perso. Ho fatto bronzo. Ok, ora mi concentro e spero di fare meglio. Ah, ci dà un premio, giusto? Sì, 200 monete, grazie. Però devo riprovarci. Ok, direi che basta. Adesso sto fermo. Quando i gusci di Koopa decidono di... Beh... Non colpirmi? Perfetto. Abbiamo raggiunto il rango d'oro. Ed è una cosa davvero fantastica perché solo al secondo tentativo pensavo di metterci molto di più. Allora, ecco qua. 900 monete e zanne aguzze. Ovviamente adesso esco perché proviamo la Bobomba. Vai. Allora, questo è leggermente diverso perché dovete essere rapidi a predisporre bene le bombe. Già ho sbagliato, per esempio. Ah no! Ok. A quanto pare molto più easy della versione DS. Molto più facile. Nella versione DS quello era errore, eh? Ok, e si continua così finché non finisco. Quindi taglio. Ok, mamma mia, rango d'oro. Adesso non me ne frega più niente. Esplodete come vi pare. Avete visto la meccanica? Ogni tot... aumenteranno le bobombe. Un attimo che... Ah no, giusto, non posso uscire. Devo aspettare che il gioco mi
faccia fallire, perché anche se fate scappare più di una bomba, conta solo come una bomba persa. Ed è in effetti una cosa molto buona, però adesso a me non interessa niente, voglio solo ricevere il mio premio e poi fare l'ultimo minigioco con i Magi Koopa. Non sono Kamek, sono Magi Koopa. Ecco qua, bracciali dell'ira e 1000 monete. È possibile rifare il minigioco e farmare un sacco di monete in questo modo. Ok, adesso, ultimo minigioco, Kamek. Abbiamo bisogno di 300 cosi... cosi. Allora, avete già visto la meccanica, quindi... taglio! Ok, allora, ho failato e ho fatto solo bronzo, ma ho trovato un escamotage. Allora, adesso mi sa che posso provare a mostrarvelo. Allora, in sintesi, se usate Kamek, potete anche, se non è dritto, ok, fare così. Ossia fare una specie di scarabocchio per, non mancare nessun Kamek. Ed è così che farò, quindi taglio! Ok, mamma mia, adesso failo apposta. Perfetto, allora, abbiamo finito tutti i minigiochi di Lucrezia. Cosa molto buona, perché adesso, oltre l'anello nobile, abbiamo ottenuto il guscio sovrano per aver preso oro in tutti quanti i minigiochi. Beh, abbiamo finito tutto stavolta. Oh, torna quando vuoi. Ti aspetto. Beh, io non tornerò mai più da te, mia cara blocca. Allora, prima di fare qualunque cosa, voglio un attimo controllare. Oh, s'il vous plaît, voglio vedere giusto se ho abbastanza fufi blocchi. Controllo fufi blocchi, li ho tutti, perfetto. Allora andremo da Luis la prossima volta che... il prossimo episodio no, però andremo da Fuffi. Allora, da Fuffi? Da Luis. Dunque, che cosa abbiamo ottenuto da Lucrezia? Beh, intanto, il guscio sovrano aumenta il valore di corna di 89. E aumenta anche la difesa. Adesso possiamo togliere il catastro guscio. È vero che è buono, è vero che l'arrabbiatura può servire, ma più 89 di corna? Beh, c'è un motivo se voglio così tanta fortuna, ok? Adesso abbiamo meno... adesso abbiamo meno di 400, ma non preoccupatevi. Allora, altre cose da equipaggiare, nuove. Abbiamo bracciali dell'ira, che noi non abbiamo già, ok? Che aumentano la potenza offensiva durante l'alterazione arrabbiato. Poi abbiamo... questo qua aumenta la difesa se si mangia un pollo, zannaguzze. E anello nobile. Aumenta considerevolmente sia la potenza degli attacchi furia, sia i PF necessari per eseguirli. Ovviamente non lo userò. Bene. Detto questo, io credo di salutarvi, e nella prossima parte di Mario e Luigi, viaggio al centro di Bowser, più le avventure di Bowser Jr. Adesso che l'ho detto? Esatto, avventure di Bowser Jr. See you next time, baby!